Oggi scoprirai come iniziare al massimo eSports FC 2024 senza commettere errori e andare fortissimo per fare subito un grande team e fare tanti crediti. Prima di lanciarci ragazzi, io vi chiedo un bel sostegno con un mi piace. Ditemi la vostra nei commenti, vi sono utili questi consigli? Ne avete voi altri? Lasciatemeli qua sotto. E prima di lanciarci, siamo in tema calcio, siamo in tema FIFA. Queste magliette favolose le volete anche voi? Ok calcio, prezzi stracciati, promozioni super e con il mio coupon risparmiate tantissimo. Tutte le maglie, prima, seconda, terza, le tute d'allenamento, le scarpe, ragazzi, trovate il mondo. Dateci un occhio perché è davvero davvero super come sito. E ovviamente ogni volta vi mostro maglia su maglia su maglia. Vi mostro una maglietta del PSG, veramente bellissima, strepitosa, super personalizzabile. Dietro potete mettere il nome che volete, il numero che volete, o il vostro o quello del vostro calciatore preferito. La qualità per il prezzo che pagate, raga, è favolosa. Utilizzate il mio coupon, io vi consiglio di crearvi un account prima di fare l'ordine. E per qualsiasi problema, intoppo o altro, chiedete al loro supporto, contattateli subito. Passate ad OK Calcio e iniziamo il video. Per iniziare subito questo video, partiamo con il proprio il menu. Proprio appena voi accendete il gioco, raga, tutti facciamo questo errore ogni anno. Stoppiamoci un attimo, andiamo a personalizzare il pad. Forse qualcuno di voi non l'ha mai fatto, però per i più attenti sa che ci serve una buona personalizzazione. Ovviamente ognuno ha la sua. Io vi do quella base, la visuale che vi piace, i tasti che vi piacciono, anche quelli un po' più importanti, tipo l'assistito, il manuale, perché all'inizio sarà di base e non ve lo cambiano. Quindi per iniziare sempre meglio andare a mettere, che poi minimo facciamo come sempre: inizia il primo match dell'anno, il secondo match dell'anno e pam, siamo fregati, dobbiamo mettere tre volte start per modificare il tutto. Almeno così siamo già pronti quando dobbiamo andare in game. Il secondo punto, appena entreremo proprio in FIFA Ultimate Team, chi ha preordinato la Ultimate Edition avrà 4.800-4.600 FIFA Points, non ricordo mai. Quindi tutti hanno la fatifica domanda: cosa facciamo con questo ben di Dio di FIFA Points? Vi do delle categorie e ognuno di voi, dove si rispecchia, va a fare. Se siete dei giocatori competitivi, molto bravi, che si vogliono impegnare con buone, diciamo, mani nel giocare, il consiglio va sempre sul draft. Se siete delle persone che nel gioco siete, diciamo, nuovi, sapete che potreste andare a perdere crediti facendo i draft, io vi consiglio che, diciamo, generale è una delle migliori, perché di premi vi danno molto bene ed è semplice. L'unica cosa è, se non siete molto bravi e avete molta pazienza e voglia, i draft singoli, quelli offline, vincerete sicuro e vi danno dei buoni pacchetti, però è molto molto noioso. Se voi avete voglia, come per dire le squad battles, per dire, io non le gioco perché sono noiose, però per dire anche quelle è il stesso ragionamento. Invece quella generale è, se siete delle persone funny, vi volete divertire, scialla, chilling, sti cazzi di tutto quanto, voglio divertirmi, io mi faccio i pacchetti, per dire, a me non me ne frega nulla di tutto quanto. Beh, io però shoppo anche, quindi non vedete proprio come media, andate diretto sui pacchetti. Però vi consiglio non il day one, che sarà il 22. Se proprio volete, apriteli, per carità, se non ce la fate ad aspettare iniziate a sudare. Però io vi consiglio di aspettare il giorno 1, venerdì dopo il 22, che dovrebbe uscire il team One to Watch. Ci sono dei pacchetti un pizzico migliori e ovviamente ci saranno i One to Watch nei pacchi. Non si sa mai che trovate un One to Watch, sempre meglio aprirli lì. Iniziamo ovviamente subito a fare le SBC avanzate. Raga, le SBC avanzate sono quelle base che poi vanno piano piano, obbligatorie da fare. Mettetevi l'anima in pace, utilizzate Footbean, guardate qualche video, qualche TikTok. Bisogna farli perché danno dei pacchetti ottimi. Io l'anno scorso, pensate un po', ci ho trovato un'icona da quei pacchi. Anche un mio follower, un mio iscritto, quando io aprivo i pacchi e tempi facevo ancora live, io ho trovato anche a lui una bella icona. Quindi in genere, raga, si può sculare, si trovano bei bei giocatori. Quindi non fateveli scappare. So che può essere per i novellini, chi è nuovo, se ti va a iniziare a giocare a FIFA non da troppo, sono delle SBC un po' complicate che vi danno fastidio, però cercate di farle perché, raga, vi possono dare davvero davvero dei bei pacchetti. Ovviamente, raga, le prime partite si perde, si vince, la squadra sarà un po' una chiavica, fa niente, ragazzi, la sconfitta non è un problema, l'importante è arrivare al primo weekend bene.
un modo oltre alle SBC avanzate, levando i FIFA Points che noi spacchettiamo, poi lì si prega Gesù Cristo che si scula, le SBC avanzate che lì altri pacchetti preghiamo il Santo Padoin. Facile, gratis, un po' di pazienza, lo faccio anche io che sono il più lontano dalla pazienza e le voglie di fare di FIFA. Signori, negli obiettivi ogni anno 500 gol, 500 assist. Vi mettete una squadra di almeno 80 più di ratings, quindi raga buttate degli oro rari a caso, oro non rari, quello che trovate nei pack. Quad Battles, difficoltà, leggete l'obiettivo se c'è una difficoltà minima, se non ricordo principiante, bam! Dovete avere un po' di voglia, ci vorrà un po' di tempo perché 500 gol non è facile. Andate in Squad Battles, difficoltà minima, bam bam, gol. 500, diciamo che ci vorrà un po'. In media dovreste andare sui 50 gol a partita, ci dovreste riuscire. Vi dà due pacchi da 100.000 crediti. Quindi vi ricordo che a inizio gioco non c'è mai il 100.000 crediti, né nell'SBC, nemmeno nel negozio. Quindi sono due pacchetti assurdi, davvero favolosi per iniziare FIFA. Per la squadra o per qualche sculata, raga, favolosi. E dopo tutto questo ben di Dio, avete tutte le carte in regola per avere una squadra buona. Quindi un minimo, non è che vi dico dovete avere Mbappé, Neymar, una low cost, riuscito a buttarla giù di 15-25 mila. Nel video precedente, nei short precedenti, vi ho mostrato le squadre migliori da fare. Con quel team potrete iniziare a fare un favoloso primo FUT Champions. E da quel primo FUT Champions partirà la vostra scalata, perché tutto sta dal vostro primo team, ragazzi. Se il vostro team sarà bello, equilibrato, buono, voi potrete fare un'ottima scalata. Se il FUT Champions va bene, andranno bene anche le Rivals. E se il FUT Champions va bene, le Rivals vanno bene, i pacchi ci sono, dei premi e i crediti arrivano. E come si arrivano? Poi ovviamente raga, se avete voglia, ci sono anche le Squad Battles extra, non si sa mai. Però signori, questa è la scalata per andare. Consigli veloci, rapidi, importantissimi. Quindi signori, questo è tutto. Veloce, facile e intuitivo. Se avete altri consigli per migliorare e partire bene, dateli nei commenti, cerchiamo di aiutarci. Un bel mi piace per sostenere questi video, iscrivetevi al canale, condividetelo, molto importante, condividilo con un tuo amico per farlo partire bene. Come sempre, ok calcio, link in descrizione se volete comprare super maglie di calcio. E detto questo, vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio il sostegno. Dex è tutto, haters make me famous.